ovviamente abbiamo già fatto e finito tutto. Non che oggi abbia dedicato chissà quanto tempo alle pulizie, avendo fatto ieri un pochettino più a fondo. Oggi ho proprio fatto la routine indispensabile, quella da mezz'ora. Questo è quello che è rimasto dalla torta di ieri. E se ne è praticamente mangiata più di metà, mille. Il fatto che comunque sia senza lievito, sia con la pasta sfoglia, una cosa e l'altra, boh, mi ha fatto in modo che... Diciamo che è piaciuta. Io avevo paura perché quando poi l'ho messa nel forno mi sono pentita, perché ho detto, bah, quasi quasi, secondo me dovevo tagliare le mele a fettine, farle andare, ma infatti la prossima volta voglio fare così. Allora, Mille mi ha detto senza buccia, perché la buccia è fastidiosa. Quindi la prossima volta la rifarò senza buccia, però le mele, perché avevo paura rimanessero secche, invece no, alla fine non era secco, però secondo me viene ancora meglio se la prossima volta le mele le taglio a fettine e le faccio andare un attimino in padella con un po' di burro, con un po' di acqua, in modo che si ammorbidiscano e facciano ancora più, insomma, rimangano ancora più morbide. E stavo però pensando di non tagliarle più a fettine, così farle proprio a cubetti. Comunque sia, se volete una torta dell'ultimo minuto, prendete una pasta sfoglia già fatta, gli buttate dentro le mele, un po' di zucchero e la mettete in forno. E il gioco è fatto. Emile dice che è davvero buona. Io ho assaggiato proprio solo un angolino. Sì, effettivamente è buona, però a me tutto ciò che me l'ha cotta marmellata non mi fa proprio impazzire. Ho già messo via la minestra. Aspettate che non vedo mai dove inquadro. Sono andata a congelare le due porzioni di minestra, anche la minestra, devo dire che nonostante io non ci abbia messo niente, è venuta buona, quindi adesso vado a mettere queste due cose, queste tre cose in lavastoviglie. E l'idea è quella di fare una focaccia, fare la focaccia a Mille, che come sapete alla fine la pizza Mille non la digerisce, sta malissimo. E come vi avevo detto, tra l'altro grazie a voi, ma vi avevo anche detto questa cosa, alla fine abbiamo scoperto che non è tanto quanto il lievito, nonostante Mille insiste che il lievito, sì, è un po' intollerante al lievito, ma non sempre le dà fastidio, tanto è vero che se mangia la focaccia non le succede niente, invece se mangia la pizza sì. Però lei si è un pochettino fissata, quindi va a prendere i biscotti senza lievito, eccetera, eccetera, eccetera. Però alla fine, se quando c'è la focaccia se ne mangia mezzo chilo per volta e la focaccia è a base di lievito, insomma, è tutta una questione psicologica, secondo me. Notiziona, domani noi andremo a vedere una casa. Non sappiamo ancora bene l'orario, nel senso che il proprietario di casa, appunto, anzi, che riusciamo a vederla stranamente perché essendo domenica Mille lavora tutto il giorno, invece domani stranamente che è domenica lavora proprio metà, che è domenica per noi, no, ma è domenica anche per voi, domani lavora proprio mezza giornata, infatti ho detto, cioè, evento storico. Volevo farvi vedere come è conciato questo libro. Ho passato la spugna e non va più via. Ma questo libro ha tipo 20, ma 20 anni tutti, perché questo bimbi l'aveva preso mia mamma, poi mia mamma lo ha passato a me. Allora, qui questo è proprio il primo libro, penso sia proprio uno dei primi libri che ha fatto il bimbi. Qui non c'è proprio la cosa per la focaccia, però c'è questa qua. Vediamo se zoom e se mette a fuoco. C'è questo. Metti a fuoco? Sì. Base per pizza. Vediamo, niente, non riesco a mettere a fuoco, scusate. Ok. Quindi non so se fare questa o se no a questo punto vado un attimo su internet e cerco proprio nel sito. Vado un attimo su internet a controllare, va. Vediamo se è uguale. Ed infatti ho fatto bene a guardare, ho guardato più di una ricetta e cambiano praticamente, allora vediamo se, le dosi di farina cambiano proprio, mentre la dose di acqua è praticamente la stessa, perché per la pizza mi dice su 600 di farina 320 di acqua, invece per la focaccia mi dice appunto
Metti a fuoco su 4,50 di farina, vabbè, più 50, quindi su 500 di farina, 3,30 di acqua. Quindi ho fatto bene a guardare, ma direi che adesso è ora di mettersi all'opera perché è già tardi. La focaccia la lascio direttamente qua nel bimby a lievitare. Ovviamente ho sbagliato un passaggio perché ho letto poi dopo che dovevo prima miscelare le due farine, a parte che io non avevo nessuna delle due farine elencate lì, quindi ho messo una farina di semi, di non mi ricordo più che cosa, comunque sia un mix di cereali, e poi sono andata ad aggiungere il restante 50 grammi di farina, avevo della farina 00 biologica, però che arriva ad agricoltura biologica. E comunque sia c'era scritto di miscelare, di mettere prima le due farine, il lievito, miscelarle e dopo andare ad impastare, e invece io ho buttato tutto dentro e ovviamente sono andata ad impastare tutto. Speriamo che questa cosa non vada a rovinare l'impasto. E nel frattempo direi che è giunta l'ora di andarsi a lavare e cambiare. Sapete qual è la fregatura? Io ho il bagno cieco e non vedo niente. Quindi penso di essermi fatta le sopracciglia. Però poi una volta che esco fuori alla luce del sole o vado in negozio da Laura che c'è lo specchio gigante, vedo che in pratica non le ho fatte. Vabbè, qua si vede decisamente meglio, eh? È tutta un'altra cosa. Noi donne e i peli, eh? Anche voi fate tutto da voi in casa, ragazze. O andate dall'estetista. Io dall'estetista non ci vado. Cioè, ci andavo prima dall'estetista quando lavoravo andavo dall'estetista. Poi no. Faccio da sola. Perché bisogna risparmiare. E da quando ho smesso di lavorare, provo a risparmiare come riesco. Nel senso che poi invece ci sono poi le volte che si fa shopping. Però diciamo che tendenzialmente, un pochettino mi conoscete, sapete che sono sempre lì che arranco e cerco di risparmiare. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ripresa finché non si fa i capelli, e
Io volevo farvi vedere quello che rimane della torta, quindi se anche a voi piacciono le mele come mille, la torta è assicurata. Adesso facciamo il caffè, poi si va dalla mele, Poi andiamo da Laura a farci i capelli e nel frattempo, ragazze, Anche tu li fai? è successo, sì, faccio anch'io la piega. E nel frattempo è successo Se la che piega la Cleopatra. alla Cleopatra, Se l'Italia è la Cleopatra. no, Fai la non frase della li taglio, Cleopatra. ragazzi, E fai la frase della Cleopatra. non vuole essere inquadrata perché c'è i capelli da fare, dice. Tom, inquadrami pure Ma adesso. dai, ma si è messa. No, vabbè, guardatela adesso. Stanotte ho avuto gli incubi. Avevo i capelli dietro, mi hanno fatto da riporto. Ti hanno consegnato le vipere. E tutte cose che te fanno schifo. Ecco, allora non me lo dire perché non voglio saperlo. Oh. Ma erano. Come si Sì? chiamano? Cosa, amore? Dove Dentro metti. delle teche? Dentro le teche? Ok. Come quando siamo andati in Egitto che erano chiuse lì Come quando dentro. sei andata a vederle e io sono rimasta E fuori? io ero lì così. E le guardavo e te eri seduta lì vicino e dicevi no, questa qua è un tipo che non è velenoso. Tu mi spiegavi com'erano. Ecco. Sai perché? Ho No. mangiato 3 fette di torta alle mele e dicono che la mela la sera è la fontina, non si mangia mai perché è pesante. Ecco, stavo dicendo a bassa che si sente Ah. me, solo che urlo dietro. Però che brava la Mila che legge tutti i commenti. Quando ha tempo, bello, mi piace questa cosa. Lei viene e legge tutti i commenti. Io ti devo dire chi risponde. Cioè devi ancora rispondere a tutti, E mica. adesso, perché io con calma mi Ma ne hai metto. già 105 per ora. E adesso vengo. E a proposito di 105, ragazze, io e Mile, cioè, abbiamo il canale, perché ormai il canale è diventato di tutte e due. Io, vabbè, io e Mile, comunque sia, non siamo quelle che andiamo a controllare. Cioè a vedere, nel senso che chi ha un canale può andare a vedere, ci sono proprio c'è proprio una scheda a parte che si chiama Analytic dove vai a vedere gli iscritti, no? Vabbè, sì, il numero mio del canale degli iscritti c'è, visibile, nel frattempo cerco la pagina. Ma tu c'hai della focaccia qua? Come c'è? Sì, eh. Il numero degli iscritti è visibile, però non, cioè, a me non viene sinceramente da andare a guardare, anzi mi ricordo che quando siamo arrivati a Adesso lo 8.000 perdi. e poi a 9.000, 9.000 sicuro me l'aveva detto Katia se non sbaglio, cioè nel senso me l'avevate detto voi nei commenti, non mi viene proprio da guardare, però questa volta io e Mila ci siamo proprio accorte che pur non stando lì a guardare la cosa è stata proprio palese. È visibile agli occhi di questa cosa, ce ne siamo rese conto e adesso voglio farvela vedere. Un attimo solo che metto le password, quelle non voglio farvele vedere. Spengo anche il caffè, se no Non ho neanche sentito. finiamo con l'avere il caffè bruciato. E mentre entro dentro, no, ce la faccio. Allora, così. Ok, ho trovato la pagina, siete pronte? Quando vi dico che me ne sono proprio accorta, perché cioè io e Mire ce ne siamo accorte perché la cosa è proprio stata palese. Mette a fuoco. Aspettate. Vabbè, penso si sia visto. Dai, metti a fuoco, non metti a fuoco. Ah, questa è la cosa che più bella è stata la lanterna mia. Ok. Sempre Quindi la cioè più. la cosa è stata proprio palese. E così ci siamo comunque sia domandate ovviamente il perché, nel senso che boh, cioè, capita a tutti. Io per prima magari se sono iscritta ad un canale, poi non mi piace più, mi disiscrivo, no? Però 533 sono davvero, davvero, davvero tanti. E ho pensato. Inizialmente ho pensato, magari molto probabilmente sono le persone, visto che il canale alla fine, il canale è palesemente cambiato, ma perché il canale cambia con me.
E quindi cioè, sicuramente penso che queste 533 persone che se ne sono andate sia proprio dovuto dal fatto che appunto il canale è cambiato e parla Perché pochissimo. vogliono solo noi. E parla pochissimo di pulizie, Non sbattereste a secondo me. testa, che No, ma secondo me. io c'ho ragione. Secondo me per quello. Credo, cioè, e voglio pensare così, voglio pensare che sia per quello. Oppure, boh, cioè, semplicemente capita a tutti i canali di avere iscritti e disiscritti in continuazione, però ripeto, magari io non me ne sono accorta, però questa è stata proprio una cosa palese perché era impossibile non accorgersene e non nego che ci sono rimasta sì, un pochettino male, nel senso che un pochettino male, no, mi sono chiesta perché 533 sono davvero, davvero tanti e boh, e niente, e qua chi è? E nel frattempo ho sentito sia la Daisy del canale di Violet che Samantha e mi stanno continuando ad arrivare messaggi appena posso perché hanno mandato tutto in paranoia questa cosa dell'analytic e allora tutte stanno andando E a che rispondo vedere. io? Questa chi è adesso? Ah, Samantha, Samantha. Oh Erika, grazie per la paranoia sugli iscritti, adesso non riesco a smettere di guardare l'analytics del canale. Comunque, sei pronta per la collaborazione di venerdì? Ok, va bene, boh, sì, perché l'ho detto anche a Samantha. Sì, con Samantha collaboreremo venerdì, quindi venerdì farò il video in collaborazione con lei, mentre lunedì invece lo farò con le mie amiche, con Tiziana e Giusy. 2 giorni fa l'ho fatto con Desiree. Sì, mi voglio. Questa settimana mi sono impegnata con le collaborazioni perché alla fine con quelle che sono le mie amiche non ho più collaborato. Va bene, adesso poi finirò di rispondere a tutte. E detta questa cosa, io direi che noi possiamo ufficialmente salutare. Perché dici sempre ufficialmente? Saluti ufficiali. Distintamente saluti, quando scrivi una lettera, Distinti quando saluti, non ufficiali. è. Ah, è vero. Noi possiamo distintamente salutare, salutarvi perché credo di aver registrato già a sufficienza. Immagino. E quant'è che ciatoli? Non lo so, me ne accorgo poi quando li Sono monto. da un paio Ore, d'ore. ore, 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 come sempre. Sono arrivata alle 2. Le teste stavano già ciaccolando, Sì, ho sono iniziato a ciacolare stamattina, figurati, ecco. quindi. E vabbè, comunque sia, prima che mi si stacca il braccio, perché inizio ad avere. Direi che noi possiamo salutare. Noi auguriamo a tutti una buona Pasqua. Una buona Pasquetta. E appunto, visto che Mira Pasquetta lavora, io il 2 farò uscire il video in collaborazione con Tiziana e Giusy, perché per noi sarà un giorno Giusy la normalissimo. cantante? No. Io ti dicevo che culo. Perché è lì ad Avicii. Vabbè, non Ah! può essere con te. No, sei lì. Vabbè, maledetto di Viene poi a casa, viene poi stasera a casa. distanza. No, viene solo la Paolina, sa. Ah, è vero, viene solo la Pausini. E mentre tutti sarete a grigliare, io invece Ma sarò a nevica, danno casa. freddo. Ah, danno freddo, quindi Danno tutti a casa, sbrutto, tutti a pasto casa a guardare il pasquetta. video e non disiscrivetevi perché quei 533 bastano e avanzano. Siete che sei antipatica. Tu? Io Io sono la più simpatica. poi questo cappuccetto rosso Appunto che sono simpatica. va Le bene simpatiche siamo noi. sì noi facciamo che salutiamo nella speranza di averci inquadrate entrambe se no questo video sarà boh, sentirete solo le voci e non so esattamente dove inquadrato un abbraccio grande buone feste buona Pasqua buona Pasquetta chi festeggia chi non festeggia chi griglia chi va al mare a C'è già l'odore chi di va griglia. ecco c'è già l'ore è vero ah già ok, possiamo salutare che mi sta venendo una parese il braccio. E ci vediamo lunedì e passate delle buone feste. Ciao!